Buongiorno, buongiorno. Questo video è un video di rappresentazione tecnica della realizzazione di una stufa a bucce d'arancia. Credo che bucce d'arancia o di limoni. Ho l'abitudine di non cercare di eliminare il rifiuto. Per me il rifiuto stesso della vita. La vita è un ciclo e quindi specialmente nel frutto ci sono mille risorse che forse oggi non stiamo prendendo più in considerazione e per questo forse si entra in crisi. Ma non vi annoio in chiacchiere perché potrebbe essere più tecnico. Innanzitutto andiamo con la praticità. Allora, questa qua sono due vasi. All'interno ho messo della stagnola, ma mi sono reso conto, perché è da un mese che mi scaldo la casetta, e fra parentesi non solo, perché queste bucce, come avete visto, vengono essiccate dentro casa, quindi nella mia fantasia assorbono l'energia, le cose a volte sono un pochino più spigolose, ma comunque assorbono l'energia di casa perché si trasformano, si asciugano e poi quando prendono a fuoco, a parte il calore, poi alla fine, quando hanno dato tutta la risorsa, esce il fumo. Ecco, il fumo per me è una base spirituale, è come l'incenso, solamente che è sano, è bucce d'arancia. Attenzione, comincia a chiacchierare. La prima la accendiamo, così non perdiamo tempo e vi faccio vedere. Questi, come vedete, abbiamo tre coperchi, tre barattoli. Questo è fagioli, questo è pomodoro e questo è tonno. Si fa l'impasto di questi tre. Questa è la base. Ora vi spiego anche il perché. Questo è il carbone che poi esce, che poi io lo faccio polvere. E insieme all'acqua e il caffè lo uso come rimedio contro le zanzare. Poi questo in un altro step vi racconterò. La fantasia credo sia molto più importante dell'intelligenza. Allora, la cosa essenziale è le bucce, farle. Queste sono bucce secche, non contengono più acqua, ma solamente l'essenza. E poi se noi andiamo a comprare un'essenza di agrumi ci costa un bel po', e invece così l'abbiamo gratis per tutta la casa. Al di là che poi questo procedimento è anche antibatterico all'interno del fumo, specialmente io vivo in un tetto. La cosa che ci tengo a precisare è che è importante che noi utilizziamo arance biologiche. Per arance biologiche, togliendo tutta questa fuffa, in Sicilia ci sono molti agrumeti involontariamente in senso di abbandono, ma questo abbandono è perfetto perché la natura ha fatto il suo corso, poi gli agrumi da noi stanno benissimo e quindi detto questo accendiamo. Allora, come alcol, l'ho messo qua in un bicchierino da liquore, è proprio due dita perché serve solamente, e come bucce d'arancia non l'ho riempito neanche tanto, come vedete. Ne ho consumata come buccia quanto tanto, vedete qui così, e poi metto l'alcol, e poi lo faccio così, e
e lo metto e lo faccio scendere nella camera di combustione. Da premettere, ora vi spiego, e poi con una miccetta accendo. Questa rappresentazione la sto facendo di giorno, ma di solito questa procedura è attiva la sera dopo il tramonto. Ecco, ora lei è partita. Allora, cosa importante, questa del tonno serve perché all'interno crea una camera d'aria e quindi il fuoco rimane all'interno. Allora, semplicemente nel frattempo che lei riscalda, ma di solito non c'è neanche vento, quindi ora, si è messo in mezzo anche il vento, prendo, abbiamo bisogno dell'argilla, ma questa la sto facendo un po'. Io all'inizio ho adoperato anche il sale e ho inventato ora un nuovo metodo di cristallizzazione. Faccio delle sculture di sale, nel prossimo step vi farò vedere. Di solito, vi ripeto, sta questa con la finestra chiusa. La chiudo perché c'è vento, perché non ha senso. Questa serve per riscaldare un ambiente. Chiudo la finestra. Basilico. Ah, ok, come vedete lei sta già emana molto calore. Allora, perché sto mettendo questa argilla? Perché l'argilla è un ottimo conduttore, la metto cruda, sì, la facciamo pulita, pulita in che senso? Breve, perché sì, in effetti si potrebbe mettere al forno, cose, tante cose, però allora la facciamo semplice, tanto funziona lo stesso. In questa gli ho messo la stagnola dentro, ma mi sono reso conto che è superfluo questa cosa della stagnola. Nel momento in cui vedete questa solidificazione, ma anche questa argilla gli ho messo, è anche superfluo, si può fare anche, ripeto, con terra, pietre, la qualsiasi. La cosa, secondo me, geniale è ritornare alla risorsa. Queste hanno un mare di energia, noi le buttiamo, hanno un mare di saluti medicinali, non ci intossica perché non è fuoco di legna, è fuoco di buccia, non fa fumo. Ed è bello perché poi, fra parentesi, la sera c'è il fuoco proprio dentro casa. Ovvio, casa mia è un piccolo ambiente, non è un gran ambiente, però devo dire che con tre bucce, cioè tre ricariche, la riesco a riscaldare. Se io ho i tetti alti nell'altra stanza, quindi il fumo non mi infastidisce, ma se l'indomani dovessi infastidire il fumo, è un omaggio che si fa al cielo far uscire questo fumo, che è fumo di agrumi, voglio dire, è consacrazione, è l'incenso indiano, e questo è il nostro incenso, è la natura. Come vedete, ora direi, ora c'ha lei una circa una ventina di minuti di autonomia. Se voi considerate che emette forse più calore di una stufa a gas, contando che oggi il gas costa, costa tutto, è diventato tutto più caro. Questa faccio una pressione. Hai visto questo come esce bene? Questo perché metto due barattoli? Per resistenza, anche per manualità, perché così esco tutte e due. Ora azioniamo anche questa. Una premessa importante. La prima volta che inaugurerete la stufa a bucce d'arancia, l'ho chiamata così per semplificare, anche perché desidero che questo venga un prodotto democratico, chiunque lo può fare, non c'è lucro, la spesa, l'argilla, ma si può prendere anche nei laghi, nei fiumi, però ho preferito acquistarla, appunto perché se la prendo in un fiume possibilmente prendo dell'argilla che dentro ha delle uova di girino, ecco, potrei fare un danno non indifferente, quindi preferisco prendere tutto ciò che so che involontariamente non sto creando un danno all'ecosistema. Infatti ci tengo a precisare che a volte nei rifiuti trovo anche pietre di acquari, terra, ed è mia abitudine ogni volta quando mi è possibile prendere questa materia di vita e riportarla in loco. Cioè se esempio, se si ha un acquario e
acquario poi viene dismesso, le pietre non buttiamole nell'immondizia, cerchiamo di andarle a rimettere in un lago, in un fiume o comunque rimetterle a terra, perché è davvero, ben di Dio, la pietra è qualcosa di incredibile. Allora, come dicevo, abbiamo fatto questa base. Vedete, ci abbiamo messo 2 minuti. Dopodiché, come dicevo, si mette. Abbiamo messo fagioli, viene a ridere, pomodoro e tondo. Tondo lo riempiamo nuovamente, così. Mi è rimasto un pochino d'argilla, ora lo metto ai lati. Ovviamente, quando l'accenderete, l'argilla scaricherà l'umidità. L'acqua, e quindi sotto, non vi allarmate, troverete l'acqua, vuol dire che l'argilla si sta incominciando ad asciugare, è sufata, è accesa. Dopo accesa, in automatico diventerà sempre più calda la vostra stufetta, e la cosa importante è che questa argilla, quando si seccherà, manterrà il calore per altri 10 minuti. Come vedete, ancora è accesa, ma è incredibile quanta energia sta in questa risorsa, che non ho capito perché non è mai stata presa in considerazione, la buccia degli agrumi. Ora ne approfitto, vorrei mettere qui anche un triangolino di limone, anche se sono un pochino umidi, i limoni contengono molta più risorsa alcolica. È incredibile, cioè io mi sto riscaldando con 0 lire, sto riscaldando, sto purificando casa. Mi sto curando, però in automatico lo ripeto, le bucce, dobbiamo stare attenti a che bucce utilizziamo. Quelle degli agrumi io posso garantire. In automatico è fuoco, quindi non si deve mantenere vicino un letto, si deve mantenere isolata, perché col fuoco si gioca, anche se queste bucce, come vedete, è un carbone leggero, si spegne subito. Quando non è un legno, non mantiene. Anche per questo, devo dire, io ci lavoro, mi scaldo da circa un mese, non hanno assolutamente tossicità, anzi, devo dire che avevo a volte dei problemi di parassitaggio, perché essendo un tetto può capitare, sono abbastanza sensibile, me ne rendo conto, e il fumo ha tolto tutto, ma comunque. Per me è proprio un buongiorno la notte poter far uscire anche questo fumo quando finisce. Allora, come dicevo, mettiamo un altro pochino di alcol. Io vi faccio vedere per non ingannarci di. Ho problemi ad aprire le cose, per non ingannarci proprio di quantità. Due dita, questa è la spesa di un calore di 20 minuti su Fagas, 2 dita. Quindi sto mettendo 0,5 centesimi. Dopodiché metto questa, lo rimetto sotto, lui scende pulito pulito perché proprio non mi ha fatto apposta. Vedete questo fumo? Ora voglio dire, qua gli ho messo pochine bucce e questa ora l'accendo così ed è partita anche questa. Ora questa la metto fuori però. Perché le prime, come vi dicevo, all'interno c'è un prodotto chimico che si deve bruciare perché sennò diventa tossico. Ora non è tossico perché il prodotto chimico all'interno si è bruciato, ma all'interno del vaso, lo faccio vedere, va questo messo fuori le prime volte. E poi pian piano questo fumo a me non dispiace assolutamente, comunque non bisogna neanche esagerare col fumo assolutamente. E ora pian piano che questa si asciuga. Grazie, buona giornata.